L'intero governo sta dando al Giro d'Italia e a questa grande partenza dall'Abruzzo una forte attenzione. Eravamo stati a Barcellona insieme al ministro dell'Agricoltura Lollobrigida, al ministro dello Sport a Bodi, che hanno partecipato personalmente a Barcellona alla presentazione del Giro, oltre che a sostenere la candidatura UNESCO per la Costa dei Trabocchi. E questo è un segnale di attenzione molto importante. Il Giro d'Italia in generale è un patrimonio nazionale, culturale, sportivo, è un'occasione unica di promozione turistica. Anche il ministro Santanchè con il turismo ha dato importanti finanziamenti e credo che con il gruppo RCS sia nata anche un rapporto e una stagione nuova, della quale peraltro mi onoro di essere stato anche un po', come dire, aprivista, perché questi ministri hanno chiesto alla Regione Abruzzo, anche sulla base di questa nostra esperienza, qual era, diciamo, il modo migliore di rapportarsi e di utilizzare il Giro d'Italia per far conoscere l'Italia intera. È chiaro, noi ci occupiamo dell'Abruzzo, i ministri e il governo si devono occupare in generale di far conoscere l'Italia intera. Un po' quello che fa il governo francese con il Tour de France, noi dobbiamo recuperare anche nei confronti del Tour de France una maggiore centralità, una maggiore appetibilità. Io credo che sia giusto essere ambiziosi e speriamo di poter crescere insieme. Dico un'ultima cosa, Presidente, ieri Remco Evenepoel, oggi Alberto Bettiol, vincitore di un Giro delle Fiandre, ai nostri microfoni hanno detto posti bellissimi, tornarci in vacanza, perché no? Li abbiamo fatti conoscere apposta, stiamo portando apposta nei nostri posti più belli questi grandi campioni e attraverso loro tutti i loro tifosi, che sono milioni e milioni in tutta Europa e in tutto il mondo. Ma io voglio citare anche le parole di un altro grande campione, Maurizio Fondriest, che quando ha visto la cronometro sulla pista ciclabile della Costa dei Trabocchi l'ha diciamo, qualificata come la più bella pista per una cronometro che ha mai visto in tanti anni di carriera. Noi eravamo sicuri di questo, certi di questo, eravamo certi di poter offrire una cosa unica anche al Giro d'Italia, che pure sono 100 anni che gira l'Italia e fa tappe e percorsi in ogni dove, e devo dire che questa scommessa che gli abbiamo lanciato credo che l'abbiamo vinta.